100 anni dell'aviazione, dell'aeronautica militare italiana. È il vescovo di Catania e a Sigonella per una giornata importante. E con un periodo di guerra parlare di pace è importante. E quindi oggi il messaggio è quello. Sì, è il messaggio che ho dato durante la celebrazione eucaristica, insieme a quello del servizio, leggendo il brano di Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli. Messaggio di pace perché le forze dell'ordine in una repubblica che ha nella Costituzione un articolo che ripudia la guerra non possono che essere delle forze che permettono degli equilibri, che cercano di risolvere i conflitti creando quelle situazioni che permettono una convivenza pacifica. E noi crediamo che il senso di queste forze oggi sia questo e soltanto questo. Per il periodo di Pasqua, siamo in Quaresima, la Pasqua, tanti messaggi di pace. Ma messaggi di pace che nascono soprattutto nel cuore dell'uomo, una pace nella quale l'uomo si riconcili con Dio e si riconcili con i fratelli. Solo da questa interiorità pacificata possono nascere delle relazioni che possiamo dire come luce si diffondono attorno a noi. Spero che questi giorni siano vissuti da tutti come una rinascita in Cristo, una rinascita nella pace.